come vedete qui in studio con noi ci sono due persone non scelte a caso. Una è il dottor Carlo Tavanini, farmacista in arco, come ama definirsi, l'altra è l'onorevole Mauro Ottobre. Posso fare una parentesi, speciale in arco? Speciale in arco, perfetto. Accetto la correzione. Cosa avranno da dirsi o cosa avranno? Sono accomunati dallo stesso problema, dalla stessa angoscia nei confronti di una situazione che con gli anni si sta trascinando senza dare spazio a possibili soluzioni. Stiamo parlando dei grandi volumi non utilizzati, un tema che è tornato prepotentemente d'attualità grazie a, recentemente appunto all'intervento del Presidente del Consiglio Comunale Mauro Ottobre, il quale ha posto l'accento su questo problema accusando indirettamente la maggioranza della quale peraltro lui fa parte, la maggioranza che regge le sorti del nostro comune, di essere più o meno ferma nella ricerca di soluzioni efficaci e soprattutto condivise. Ottobre ha parlato del problema Luciano Armanni, meglio conosciuto come Le Palme, ma anche del vecchio ospedale che sorge alle spalle dell'attuale monoblocco, ora non mi viene in mente il nome della villa, e che potrebbe ospitare, lui dice egregiamente, gli uffici dell'amministrazione, oggi chissà perché ospitati appunto alle Palme, il vecchio oratorio che doveva diventare un ostello ma per il quale oggi è cancellato ogni tipo di utilizzo. Ma fa parte di questa triste graduatoria, di questa triste classifica, di questo elenco, fa parte anche l'ex Anaclero, per il quale si vagheggiava anni fa l'utilizzo come sede staccata di un'università dedicata al turismo, il cui si sana l'ex scuola elementare di Vigne, la costruzione del bersaglio di Pravi, sotto la quale ogni giorno passano centinaia di turisti. No? Per la verità sono anni che questo tema, come dicevamo, è trattato, inseguito, dibattuto dal dottor Carlo Tavanini, anni e anni ed anni. Il dottor Carlo Tavanini che ne ha parlato in maniera certo non solo accademica, conoscendolo, in tutte le salse, in tutti gli spazi dove gli è data ospitalità, dai giornali alle televisioni, piccole o grandi che siano, alle riviste come la nostra, come la Busa. Sulla Busa recentemente, per dire qualche mese fa, si è fatto ritrarre Tavanini che vicino alle Palme, che fuoriusciva da uno dei buchi della recinzione ormai veramente fatiscente. Recinzione che peraltro è ancora lì. E dopo vi no? Come perché devono decidere come cosa fare. Come l'hanno chiusa. Ovviamente le proteste, i lamenti, le parolacce anche di Tavanini non sono arrivate in cielo, dove c'è la stanza dei bottoni, ma ora il problema cambia o potrebbe cambiare perché la denuncia viene proprio da lì, dalla Presidenza del Consiglio Comunale. Allora, onorevole Ottobre, vogliamo inquadrarlo questo tema? È un tema che è molto importante per noi di Arco, ma non solo, direi per tutto il nostro territorio. Credo che quando a fine 800 gli allora Asburgo hanno progettato la nostra Arco, abbiano avuto un disegno e una visione che avevano attirato anche persone d'Utralpe importanti, dove venivano a svernare qui da noi. Ecco, credo che questi edifici, per esempio, che sono gli stessi che ci sono a Riva del Garda o gli stessi che ci sono a Merano, hanno avuto una giusta riqualificazione e noi Arco siamo rimasti sostanzialmente al palo. Se non con l'intervento di privati, pensiamo all'ex sanatorio, quello lì vicino all'ospedale di Arco, denominato Parenti, che è stato ristrutturato dai privati, se pensiamo alla Cassa Rurale di Arco, se pensiamo a Villa Italia, che la famiglia Angelini l'ha rimessa splendido, ecco che noi abbiamo gli edifici più importanti e più strategici, quale qui si sana, per esempio, che è un edificio lì vuoto e decadente, con un buco a fianco dove qualcuno ha pensato di fare il teatro, per non parlare dell'edificio delle Palme, anche questo è un edificio molto importante per il rilancio completamente per la città di Arco, e anche di Villa Elena sostanzialmente. Tutti i volumi che messi insieme, per non parlare di San Aclero, per non parlare di tutti quelli che diceva Villa prima Bresciani, il nostro Nello, Villa Bresciani, Varignano, eccetera, che sono più o meno proprietà sia comunali che provinciali o delle partecipate della provincia, però sono qua vuote in assenza che qualche idea venga detta o fatta. Da quanti anni ne stai parlando tu, Carlo, di questi problemi? Da quanti anni? Guarda, sono talmente stufo che a dirti la verità mi viene solo la nausea. Ma io ho fatto la grande battaglia, l'ho incominciata a fare con la stazione delle Corriere. Con la stazione delle Corriere, che ci sono ancora i cristi,
Cristi, quei cosi di metallo, diciamo i Cristi, sì. quelli che Cristi. Adoperano le imprese per sostenere. Che due Cristi lì ancora, se andate a vedere, sono detti, lo fate tutte, lo dite tutte, niente da fare, non c'è niente da fare. Ma vedete, qua io credo che si debba valutare una cosa. Quando è finita la prima guerra mondiale, Merano, Arco, che cosa è successo sostanzialmente, secondo il mio parere? Che Merano aveva dietro una classe imprenditoriale, i Sueck, i Forst, i Niederreger, i von Walbach, che erano delle potenze economiche, le quali hanno immediatamente investito o dato la possibilità ad altri di investire a Merano, alberghi, tutto quello che è stato fatto a Merano. Ad Arco, purtroppo, quando è scomparso, tutta l'impalcatura che era stata data dall'Austria, tutti i nobili che erano venuti qua nelle case, dai Biedermann, ai Neumann, ai Hoffmann, tutta questa gente qui, naturalmente è tornata nei loro paesi. E tutte queste ville che sono rimaste vuote. Ed è, purtroppo Arco non aveva, secondo il mio parere, sempre la classe imprenditoriale che aveva Merano. E noi ci siamo trovati, per dirla a Montanati, col culo nelle pedate. Allora, questa è la verità. Il patto di stabilità, se mi permettete, non ha certo favorito, perché a mio avviso, e questa è un'opinione assolutamente personale, il patto di stabilità che ha delle finalità lodevoli serve però ai comuni guidati male come alibi. Cioè, tu vai là e non che soldi. E hanno risolto il problema. Ecco. Quindi manca anche però una strategia. Se mi permettete, perché adesso sono sempre più ricorrenti le joint venture pubblico-privato. Per esempio, parlando del collegamento con la bretella Rovereto-Basso Sarca, questo argomento è stato anche affrontato, dicendo che potrebbe anche esserci o sarebbe gradito l'intervento di privati per realizzarla. Ecco, se la strada da un utile indiretto, no? Il Sanaclero, tutti gli edifici Villa Elena, eccetera, eccetera, potrebbero dare un utile diretto se il comune pilota un'iniziativa con i privati, ma il comune non pilota niente, oppure pilota male. Vogliamo mettere il dito alla piaga? Scuola musicale al Casinò e ANFAS al Luciano Armani, alle Palme. Ne vogliamo parlare? Attenzione però che il Comune gli strumenti ce li ha, c'è anche una partecipata del Comune che si chiama ANFAS, che è la consorella di ANSA, che la consorella di Rivera del Garda, per esempio, ha sviluppato edifici importanti, pensiamo del Lido, il 5 Stelle Superio, pensiamo alla stazione delle Corriere, che è identica a quella di Arco, all'ex stazione delle Corriere, quindi quella società lì è stata veramente usata rispetto alla nostra. Io ho dovuto chiedere per cortesia al consigliere provinciale Giovanazzi Nerio, e se c'era uno che faceva delle battaglie contro di lui e insieme a lui, a Trento ero io, per chiedere di modificare proprio con un emendamento opposto alla legge, dove per esempio c'è la possibilità di fare intervenire i privati in questi volumi. È vero che i comuni non possono perché non hanno più le casse, i soldi che avevano una volta, però oggi sono dei privati e, viva Dio, siccome che Arco è una città turistica, perché noi non possiamo pensare di amministrare Arco come il comune di Spruzzo, Arco è una città turistica e quindi bisogna pensare molto diversamente rispetto a un comune normale, di un comune che è normale. Ecco allora che questo emendamento Giovanazzi, che se l'ha fatto approvare, perché oggi il consiglio di maggioranza non conta niente, quello di minoranza con le minacce riesce a portare a casa qualcosa, ci ha liberato per esempio il vincolo pubblico totale su cui si sana. Io pensavo che dopo questo emendamento si potesse iniziare a pensare e ragionare di cosa fare con gli edifici per esempio qui si sana. Allora la domanda è: qual è la parte che serve al pubblico, quindi al comune, per associazioni, per quello che vuole, eccetera, eccetera, e qual è la parte che noi possiamo dare ai privati? I privati, ovviamente, con un bando pubblico, che io non sto aumentando l'acqua calda, ma che in altri comuni fanno, tipo Rovereto, l'ex stazione del Corriere, gli hanno dato mano, non interessava più il comune, gli hanno dato in mano ai privati, i privati hanno vinto un bando pubblico trasparente, eccetera, eccetera, e in 448 si è andato a vedere, hanno trasformato quella stazione, eccetera, eccetera. Allora, cosa manca a noi? A noi sembrerebbe che manca la volontà di mettersi intorno a un tavolo, e quindi io ho chiesto nei giorni scorsi e farò delle serate pubbliche per incontrare i cittadini, per dire: ma sentite un attimo, di questi volumi
cosa ne facciamo? Allora io avevo un'idea, perché un giorno mi chiama Vittorio Sgarbi e mi dice: portami giù a casa mia il presidente della provincia di Ugo Rossi. All'epoca erano buoni i rapporti, perché ero del suo partito, voi sapete mi sono dimesso, eccetera. Quindi siamo andati a casa sua, che già a casa sua Sgarbi a Roma è già un museo, e dice: io presidente vorrei, sto diventando vecchio, voglio fare una fondazione Sgarbi, ho circa 50 milioni di opere, di valore, di quadri, di statue, eccetera, eccetera, e avrei piacere di mettere in Trentino. E parlava del Palazzo delle Alberi. Palazzo delle Alberi, Menarini gli disse di no, perché aveva trovato una chi l'ha detto? Un'altra destinazione. Quindi Sgarbi diceva: vicino al museo, Palazzo delle Alberi, insomma, tra moderno eccetera, eccetera, si poteva evidentemente fare così. Allora, cosa è successo? È successo che Rossi si gira e dice: ma tu, Arco, con tutti i volumi che avete, iniziate a parlarne voi. Allora abbiamo iniziato a parlarne. Allora Sgarbi dice: beh, Arco, dice, è città di Giovanni Segantini, quindi potrebbe essere un luogo. Avete degli edifici? Dico: noi abbiamo degli edifici, mancanza di soldi. Dico, Agogo. Al presidente dico: c'è da cambiare una norma, però se si cambia questa norma, che era il vincolo pubblico prettamente, credo che si possa non fare. Ecco, qual è il punto? Il punto è che anche Sgarbi ha dichiarato sul Corriere della Sera che Arco potrebbe essere un comune per lui, e stiamo parlando di 80-90 mila visitatori all'anno, che lui sarebbe disponibile a lasciare la metà del biglietto ingresso, eccetera, eccetera, poi per le scuole, per le formazioni di dati, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Il problema è che da oggi non è mai stato parlato né della maggioranza del comune, né del sindaco, da nessuno della popolazione, se questa è un'idea strampalata lì o si può portare avanti. Che cos'è che bisogna fare? Bisogna prevedere dei bandi, quindi se l'ufficio tecnico è inchiodato, perché da quando è sotto inchiesta con la procura, in quell'ufficio lì ci sono dei problemi enormi di responsabilità. Allora, cos'è da fare? C'è da fare, da dare un incarico esterno a qualcuno per prevedere un bando, basta fare un copia e incolla di quello di Rovereto, e iniziamo a vedere se c'è interesse da parte dei privati. Ma anche se vediamo, tra virgolette, che quando hanno deciso di fare la sede attuale dei vigili urbani, che io non ero d'accordo, perché noi avevamo volumi, cosa hanno fatto? I soldi li hanno trovati, perché quei soldi li hanno trovati. Ecco, questa è la... E sono riusciti, Carlo, scusami, a farla anche brutta, mi pare, no? Con le macchine che stanno in superficie, in un condominio, eccetera, eccetera, e questa è la politica, che io mi dispiace, ma io mi dicono: ma tu ti dissoci? Ma per forza mi dissoci, perché non sono d'accordo. Ascolta, questo è possibile, Carlo, vorrei coinvolgerti su questo concetto, che questo immobilismo da parte dell'ente pubblico, cioè da parte... sia derivato dalla paura che se uno fa corre il rischio di sbagliare, mentre se uno non fa è salvo. Cioè, la storia dell'Argentina, secondo me, è stata uno shock per tutta l'amministrazione comunale di Arco e si deve ancora riprendere. Io penso che gli ascoltatori, quelli che ci stanno guardando, hanno visto che io continuavo a scuotere la testa. Mi giornato mi troverà per la strada scuotendo la testa e dirà: Sagaretta, ma è il mal della nonna, perché non sarà assolutamente il mal della nonna, sarà perché continuo a scuotere la testa, perché le cose sono talmente ovvie, talmente semplici, e non le hanno risolte, perché gli manca un obiettivo a ottobre, non sanno dove devono parare. Qui ad Arco abbiamo le cartiere Fedrigoni, Arcese, Urt, Bonazzi, che sono delle potenze. Questi andavano coinvolti. Un giorno ho trovato il sindaco Betta, ho detto: ma senta Betta, perché non li convochiamo a cena queste persone e chiediamo a loro se sono capaci di investire i loro soldi nei trasporti, la sede di tutti i tessili d'Italia? Fare qualche cosa con tutti questi stabili che abbiamo vuoti, acqua fritta, perché non hanno... Mi dispiace per sto porbetta, le Bofiol, bravissimo ingegnere, tu quel che vuoi, lui. Ma se non hanno un obiettivo, le meo chi dà le dimissioni vadano a casa, perché qui noi abbiamo un patrimonio, abbiamo il petrolio ad Arco, volete capirla? E la cosa che mi fa dispiacere è che tutto quello che c'è è frutto di un passaparola, non della pubblicità. Cosa ha fatto il comune di Arco per avere il surf sul lago? Cosa ha fatto il comune di Arco per avere tutti quelli che vanno con la roccia? Cosa ha fatto il comune di Arco per tutti quelli che vanno col mountain bike? Non hanno speso una lira, non hanno fatto una manifestazione per incentivare, per premiare, per ringraziare questa gente che è venuta e ha investito ad Arco.
ragazzi, il terzo polo della montagna, aiutatemi il termine, mondiale, Arco. Ma non perché l'ha fatto Arco, perché la natura, per un passaparola. Ma la natura l'ha fatto. Passaparola, passaparola, i tedeschi è terribili queste roba qui, passaparola. Tornando alla stazione delle Corriere, va detta una cosa, che qui c'è uno spirito comunista mascherato. Perché va bene il privato, però il privato è il porco, l'enremengo, l'ha fatto i soldi, l'ha rubato e l'ha sfruttato il popolo. Così per l'Arcese, magari così a Caltamanini, che ha la farmacia, eccetera, eccetera. Ma il discorso non funziona, non può funzionare. Abbiamo proposto con l'Arcese, Carlo Tamanini, Arcese, abbiamo fatto fare un progetto per ristrutturare la pensilina della Corriere, 39.000 euro. Presentato in comune, cosa ci ha risposto Mattei? Il documento, non è chiacchiere, ci hanno detto che la cosa non si può fare perché va programmata, che si dovranno spendere circa 1 milione di euro per ristrutturare la stazione. Magari i doprivati sarebbe stato triste che si potesse scrivere ristrutturato dall'Arcese Tamanini, ma te poi immaginate quei porchi padroni. Questo è il discorso. Eppure in regione rosse, dove non hanno la nostra autonomia, in Reggio Emilia, il privato Arcese ha costruito un ponte, una scuola, con il sindaco, con una perequazione limpida, trasparente, veloce, e ha portato lì le fabbriche, esatto, per esempio, della Arcese Ford, è un mio sacco amico, di dipendenti. E non mi vergogno di dire che Arcese è un mio amico, perché io lo conosco da quando lui è venuto da operaio, da un autista, da Frosinone insieme all'Armizio Arriva. Quindi io conosco benissimo. Guardi, dottore, non è comunque corretto dire che l'amministrazione comunale non ha fatto niente, hanno fatto una politica di ordinaria amministrazione. Esatto. La ciclabile l'hanno fatta, quelle cose lì, il parcheggio. Chi è che l'ha fatta? Morandini l'ha fatta, perché l'unico, diciamocela fuori dai denti, l'unico che in questo paese ha avuto una visione è stato Morandini. Purtroppo... che insieme al sottoscritto e si è presentati alle elezioni. Fare capire la mentalità, io divento assessore comunale, sbagliando un po' tutti e creando un po' di anche stranezza, sono diventato assessore comunale nel 2005, se ricorderà lei, assessore del cartiere comunale, artigianato, eccetera, eccetera, quindi assessore delle buche mi chiamavano. Beh, io ho fatto una battaglia, se si ricorda, per Villa Marinaim, che era l'ex lavanderia qua, sì, via della Cinta, eccetera. E avevo trovato un privato, c'è tutto protocollato, scritto nello su bianco. Privato, poi mangiata, privato, privato che Arco. Nel momento in cui la proposta diceva, nel momento in cui l'amministrazione comunale fa un bando, eccetera, eccetera, lui disponeva per la completa ristrutturazione di quell'edificio lì, per fare un bicigrill, e dopo 30 anni, o quello che è, pagare o 20 anni, se non mi ricordo, pagare un bel affitto al comune. No. Si è dovuto spendere 1 miliardo per comprarla dalle vecchie lire, buttato via, e spendere non so quanti soldi per la demolizione. Non era un'idea lungimirante, forse, di provare come piccolo esempio? Ma era un privato, avanti? Non è che vale, è una roba che non va, non soldi, perché demolire si fa velocemente, demolire. Tant'è che fu votato anche un ordine del giorno che si doveva almeno ricordare che quella signora là era una benefattrice, e neanche la targa gli hanno fatto, pur di far dispetto al sottoscritto. Quindi, ma non era solo non c'è visione, ottobre, perché era un privato. Io dico, non c'è visione. Allora, l'ANFAS alle palme, la scuola musicale, io ho detto, e questa è la mia libertà, che il sindaco, la maggioranza non vuole che io dica, ma io lo dico, l'espressione democratica, perché sono le stesse cose che ho detto in campagna elettorale, in accordo con il sindaco, io le ripeterò sempre, per quanto mi riguarda. Queste soluzioni sono delle soluzioni momentanee, non sono neanche di degna. Sono soluzioni momentanee perché non hanno un obiettivo. Perché no, il progetto di Arco non può essere cosa. Quello di riempire. E guardi che la mozione a Trento per ottenere dei posti liberi, dei piani, delle palme, non l'ha mica fatto il consigliere di maggioranza della nostra zona, l'ha fatto il consigliere di opposizione, Civettini e Giovanazzi. Perché, ripeto, se noi dobbiamo ottenere qualcosa, dobbiamo parlare con le opposizioni in provincia di Trento, perché siamo considerati proprio la Calabria del Trentino. Questi sono dati di fatto. Allora, non può essere che lo sviluppo di Arco sia bloccato in questo tipo di amministrazione, perché se prendo le palme e prendo qui Sisana, qui stiamo parlando di una visione più ampiamente di rilancio. Nei prossimi 10 anni, io non dico domani mattina, ma nei prossimi 10 anni dobbiamo questi edifici vederli finiti, il splendore, con le sue antiche origini, e che siano vivibili, non esempio, dei mostri così. Posso, anche la sede delle terme.
alle Palme, no? La sede di, sì, l'abbiamo proposta termale, come, sì, come Morandini, ma è stata la nostra... Poi pensate, piano terra, tutto negozi, cose. Qualche piano per il comune, non potevamo collegarci, eccetera, con via... eccetera. Pensate anche delle camere, come era una volta, lì uno smonta, viene in centro, è già fatto. No, no, bisogna essere tutta una cosa contraria. Guardate che io mi sono arrabbiato e ho scritto nero su bianco queste cose qua, perché il sottoscritto non gli piace perdere tempo. Appena eletto Rossi, presidente Rossi, che all'epoca era del suo portiere, ho detto, senti presidente, dico, dammi per il mio comune la soddisfazione, fammi vedere che un tuo segno tangibile della tua politica, che mi cedi le Palme, no? Perché guardate che la delibera in consiglio comunale di Arco sulla cessione di Quisisana porta la mia firma, come all'epoca assessore al patrimonio di Arco. Io ho fatto solo 3 anni, però il Quisisana insieme a Renato Veronesi, che era il mio sindaco, l'abbiamo portato a casa, quell'edificio lì, perché era proprietà della provincia, eccetera. Allora ho detto, presidente, fammi vedere che l'edificio delle Palme, che ci teniamo tanto, ce lo concede il comune. E lui ha detto, lui mi ha detto di no. Attivatevi come amministrazione comunale, come consigliere provinciale, eccetera, eccetera, attivatevi, che io, insomma, lo ragiono. Hai usato un verbo, e lo prendo. Hai usato un verbo improprio, attivatevi. Attivatevi vuol dire lavorare, vuol dire fare, vuol dire avere visione, vuol dire avere, allora, imprenditorialità. Noi abbiamo il vice sindaco di Arco, che ha la delega a grandi volumi, queste cose le sa tutte, ma appena eletti, lo sapà, quindi sono stati eletti, quindi io non c'è nessuna trattativa in corso, ma anche viva Dio, la questione dell'ospedale di Arco, è finito l'ospedale di Arco? No. C'erano dei lotti, l'otto C, il famoso lotto C, i soldi non ci sono più, i soldi sono stati tolti perché il presidente Rossi, da assessore provinciale, ha fatto fare l'ospedale di Mezzo Lombardo, che è stato demolito, e poi è stato ricostruito. Mi solo sentire, che... mi scusa se l'interrompo un attimo, mi solo sentire la parola Mezzo Lombardo, il Varda, divento Che Guevara. Però la popolazione si è rivoltata, no? L'ospedale era demolito perché da Mezzo Lombardo andare a Trento, Mezzo Lombardo da Trento c'era una viabilità molto più rapida rispetto alla nostra. I soldi liquidi per finire l'8C non ci sono più. Ma allora, siccome che c'è un piano intero vuoto all'ospedale di Arco, vogliamo parlare di un'ottica riorganizzazione anche di quei volumi lì, no? Per spostare i dipendenti delle Palme, se non a Villa Garda, dove dicevo io che lì servono, ma il vecchio ospedale servono non era pronto. 5 milioni di euro per ristrutturarla. Oppure iniziamo a parlare, chi parla di queste cose qua? Nessuno, perché se non si consumano le suole, andare su a Trento a rompere le scatole e chiedere, non arriveremo mai a fare queste cose qua. Allora, magari l'8C non serve, perché, però l'ampliamento del pronto soccorso servirebbe in un'ottica di, evidentemente, una migliore attenzione, sì, eccetera. Quindi io non riesco a capire questo, ferma totale. Quando dico che la politica è ferma, dico in queste cose. La politica è ferma perché non c'è nessun intercollegamento tra l'assessore Zeni, sì, e prima era Borgonovo Re. Chi parla queste cose qua? Allora, le Palme le vogliamo o no? Se vogliamo le Palme, dobbiamo essere noi che dobbiamo iniziare a dire e trovare le soluzioni. Tu, azienda sanitaria, hai questi volumi vuoti, questi edifici. A noi ci interessa spostare e liberare, vogliamo parlarne? Allora, siccome che la programmazione del pubblico non è così facile e ci vuole anni per farla, iniziamo a parlare adesso. Io dico una cosa, se un sindaco riesce nel primo anno a dare le linee strategiche di indirizzo, quindi per prevedere gli appalti, eccetera, eccetera, riesce a portare a termine un programma di 5 anni. Se no, guardate che neanche 10 anni sono a disposizione per fare queste cose. Sì, qua. No. Siamo già passati 2 anni e mezzo, voglio dire. Noi abbiamo un anno in più perché Matteo si è dimesso. Ma stiamo parlando, dire, però, all'aria fritta. Ecco, non hanno la testa per farlo. Ci vuole visione, ci vuole andare allora, a Trento. Allora, chi va a casa, diamo le dimissioni, andiamo a fare le cose, o no? Però. Io sono stato votato, sono il più votato di Arco. Io quando parlavo in campagna elettorale così, io parlo anche adesso così. È che evidentemente non c'è proprio la... Perché io sono uscito da un partito dove ci ho messo anima e cuore, 11 anni, dove sono rimasti gli opportunisti per quanto mi riguarda. Allora, io potevo rimanere in un partito quando nei primi mesi di governo, partitini per conto suo. Io sono nessun partito, non sono nessun partito. Fa io sono autonomia dinamica, io sono, me lo avrei fatto. Una situazione culturale, politica, può aderire anche lei se vuole, ma una situazione culturale. Si basta parlare di politica, ma chiusa la parentesi. Ma potevo rimanere in un partito dove in provincia i primi 6 mesi siamo stati completamente demoliti dalla politica provinciale. Eremo
una delibera dove? Eremo, una delibera dove? Nei prossimi giorni parleremo di Eremo, perché Eremo stiamo rischiando i posti di lavoro, perché Zeni vuole spostare la riabilitazione di Arco a Villarosa, altro spreco di denaro enorme. Allora, nei primi 6 mesi di Rossi, noi ad Arco siamo stati demoliti totalmente di Rossi e della sanità. Allora, Villa San Pietro, prima gli danno i permessi per fare l'ospedale e poi li portano via i pazienti. Pazienti invece Bolzano li ha tutti accreditati, invece la provincia di Trento glieli ha tolti, lo stesso lato della sanità. E adesso quindi posti di lavoro, Pietro come l'Eremo finirà. Posti di lavoro persi, no? Abbiamo avuto questione Eremo, una mozione in consiglio provinciale, eccetera, eccetera, per arrivare appunto a capo. Sostanzialmente un trentino fa una settimana in meno rispetto a un veneto lombardo di riabilitazione, no? Ci doveva annunciare Berlusconi per venire a vedere che Eremo è la migliore che abbiamo quasi in Italia, eccetera. Quindi una serie di demolizioni che basta la metà. Un giorno leggiamo i giornali che il tunnel non si fa più, 24 ore dopo il tunnel si fa. Hanno tolto la disponibilità che aveva dato la 22 per fare il tunnel di viabilità. No? Dico, se c'è la 22 è la volta buona che facciamo. Certo. No, hanno cambiato idea ancora la provincia, hanno messo lì e ci fanno un tunnel da 70 Guarda milioni. Che non so, voglio dire. Per mirarci un attimo, perché io ho 90 anni e se no perdo il colpo, perdo il filo. Quando Gianni Caproni, direttore dell'autostrada, voleva fare il collegamento con Rovereto, sapete chi si è opposto allora? I sindacati, perché gli operai avrebbero dovuto pagare il ticket ancora per andare a Rovereto. Ci hanno chiuso un punto nascita con le motivazioni dicendo che noi, abitanti della Busa, il tempo medio è di 36 minuti a Rovereto. Allora, se ci fosse la viabilità, che noi un quarto d'ora siamo a Rovereto, allora non discuto la linea, la prospettiva dell'azienda sanitaria di accentrare dove c'è più casistica, ma noi non possiamo permettere che le nostre mamme, le nostre madri partoriscono con l'elicottero, con l'ambulanza, in casa, a Tiona portino proprio il soccorso. E questa politica, se voi vedete, è tutta ferma, ferma. Ma perché è ferma? Perché i sindaci, per spirito di squadra, non fanno squadra nei confronti di Trento. Che levi la parola, per piacere? Sì, prego. Ecco, levi che la parola all'ottobre. Arrivata. Sulla sanità, guardi, se questi signori ci danno ospitalità, ne parliamo un'altra volta insieme. Ne parliamo, perché sulla sanità, se permette, avrei qualcosa da dire sulla sanità. Ecco. Ma la cosa che dico io, pensate un attimo. Romarzollo, sanatorio del clero, là, fermo, da anni. Si decide di fare una scuola elementare, perché quell'altra la dicono all'abitabilità, all'accidente, decidono di fare la scuola nuova. Allora il sottoscritto disse, guardate, c'è lì il sanatorio del clero, andiamo dentro lì a fare la scuola elementare, che c'è un parco per i ragazzi, c'è modo da fare la piscina esterna, sarebbe stato il meglio, non essendoci altra soluzione. Nello, dimmi, c'erano altre soluzioni? No, il Messeghe no, l'università no, la cooperazione no, tutte le cose da anni, perché lì dal 1968 va detto questo, che quella costruzione lì è stata acquisita dalla provincia per spostare le palme, perché si deve sapere che a un certo momento si è deciso di comprare il sanatorio del clero perché la tubercolosi era nel centro di Arco. Quelli di Vergolano che avevano le finestre verso erano a 20 metri dalla tubercolosi, diciamocele ste robe. E allora è stata fatta tutta questa operazione. Poi, per nostra fortuna, è arrivata la streptomicina, la rifamicina, questi due antibiotici, che hanno spazzato la tubercolosi e quindi non si è trasferito più. Però sono passati 50 anni. Ecco, voglio dire, allora, la scuola elementare, decidete di costruirla, ma ragazzi, non costruitemela lì, andate dentro al clero in nome di Dio e fatela lì dentro la scuola elementare, non so. Voi che ci ascoltate, è una cretinata o è una cosa che ha senso? Due parole anch'io su Sana Clero, a parte che anch'io che non ero ancora in politica, ma comunque la pensavo come lei. È fatta nuova. Sono arrivato nel 2005. Capisco niente, a un certo punto ero consigliere regionale, vado al presidente dell'AI e dico: senti presidente dell'AI, ho visto che la patrimonio vuole vendere il Sana Clero. Quindi prima di vendere e fare cassa, no? Con i soldi del Arcensi, non l'ha venduta perché dammi la possibilità di andare giù sempre nella mia comunità e dire, visto che hai ottenuto con l'accordo di novembre a Milano del 2009, abbiamo ottenuto anche la competenza dell'università, magari, visto che abbiamo creato l'Euregio, Trento, Bolzano, Innsbruck,
fare una sede discattata di universitaria anche per la cooperazione internazionale, eccetera, non sarebbe male per il turismo, eccetera, eccetera. Dice, guarda che questa ci vuole una consulenza, costerà dai 100-150 mila euro. Però io, per te, dice, se questa te reputi che sia una cosa importante, ti dico di sì, però portami l'ok dell'amministrazione comunale. Il vice sindaco attuale all'epoca era all'opposizione del Mattei. Allora gli ho fatto presentare, queste cose che dico sono tutte agli atti da verificare, gli ho fatto presentare una mozione che l'allora amministrazione comunale, quell'attuale vice sindaco, sindaco Betta era vice sindaco, è stata bocciata. Però nella seduta stante di quel consiglio comunale hanno nominato una task force per vedere cosa fare. Cos'è la task force? Perché tanti non lo sa. È una riunione di persone esperte, ristretta. Un gruppo ristretto che lavora, no, eccetera, parla eccetera, italiano. Che per vedere cosa fa, eccetera, eccetera. Non è che la Pia che ne ascolta e la Gina, sapete a me che quelle donne lì che ne ascoltano. Allora bocciarono l'idea, io sono andato al presidente dell'AI, lui ovviamente era navigato, eccetera, eccetera. Hai visto, mi ha detto ottobre, che non è così semplice ottenere le cose? Ma ovviamente la mozione fu bocciata perché l'allora attuale vice sindaco Stefano Bresciani era l'opposizione e non andava d'accordo, però di fronte a un'idea giusta non c'è opposizione o maggioranza. Con lei. Quando un'idea abbiamo, è giusta non è decisa. Abbiamo per l'ennesima volta perso un treno, perché se facevamo l'università o si partiva adesso, perché allora, all'epoca si poteva partire facendo uno studio, ottenendo un consigliere provinciale, vota una finanziaria, un bilancio di quasi 5 miliardi di euro. Riuscirà a portare a casa 20 milioni, 5 milioni per la ristrutturazione? Questo bisogna fare, queste cose qua. Ma se guardi, ho chiesto a ottobre, in tutte le salse al mio partito di che facevo all'epoca, gli amici di Stalin del partito, ma fa che cosa? Si è chiarato tra di noi? Ho chiesto di votare, di portare a casa almeno i soldi, che non stiamo parlando di migliaia di euro, per la completa demolizione dell'ospedale vecchio. Mi ascolti un attimo. Per fare un parco, niente da fare. Ottobre. Starà ancora lì. Mi ascolti un attimo. Guardi quella telecamera, chi c'è da di là? Tutta la popolazione, chi c'è? Della gente semplice che non capisce queste cose. Noi continuiamo a parlare di cose che oramai il popolo, quello che io amo, non le capisce. E noi, Carlo... Il popolo oramai è stufo di noi altri. Del Tamanini non ne può il pupo, perché a forza di sentirmi e che fa la nausea. E dice, beh, meno male che a 90 anni, presa la fonda alle balle, che lì, è morta là. L'ottobre l'ha sentito 100.000 volte. Nello, manca un obiettivo, ditelo. Questa gente che quando adesso quando prima uno si candidava per fare il sindaco, parlo di molti fasi di un secolo fa, aveva un obiettivo, dice, io faccio il sindaco perché voglio che la casa dopo il ponte sia demolita, perché voglio fare la ciclabile che va da Arco a Riva Morandini. Aveva un obiettivo, li ha fatti. Questa gente si è trovata a dover andare a fare i sindaci con Mattei, che è andato fuori dalle balle. E sappiamo tutti perché è andato fuori dalle palle. Non perché era stufo, ma per altri motivi. Voglio dire, lui è andato via. Questo qui si è trovato da vice sindaco a fare il sindaco e non aveva un obiettivo, non sapeva cosa fare. Tuttora Betta, le bonfiol. Perché è una brava persona, quando lo vedo mi fa tenerezza. Però lui avrebbe un'unica strada, dimissioni. Non è in grado di portare avanti l'amministrazione. Qui ci vuole della gente che deve sapere dove vuole arrivare. Giustamente ottobre dice, mi ho presentato di là. Qui che ne ascolta di là e dice, beh insomma, mi non so cosa fare. Io le dico una cosa, per fortuna che ho l'età che vi ho detto prima, se no io sarei un Che Guevara di turno. Questo ve lo giuro davanti al Padre Eterno, perché non è accettabile che ci sia il clero nelle condizioni come è, con del scultore lì in fondo. Ho preso un giorno, ma venuto sfizio, è arrivato il nuovo parroco, il tanto discusso Don Walter, non amato magari da un certo gruppo di persone. E siccome parlavo di queste cose una mattina al caffè, ho avuto l'impressione che a dire questo chi l'è pochettino... ma insomma un po' esagerato, molto vicino, esatto. Allora siccome ho intuito questo, ho detto, senta Eminenza, le dispiace venire in per la verità che dago del tu, dico, ti dispiace venire con me in macchina che ti faccio vedere queste cose? E dice, volentieri, siamo andati a vedere, va bene, io non vi dico, parlate con lui,
se le fuste robe chi a Moena, e mi ha risposto, certo non le chiesaria. Perché quando ho visto che c'era la scuola elementare là, casa Bresciani, non vi dico la sua impressione dentro il sanatorio del clero, anche perché era roba dei suoi prima, quindi se sarà un pochettino. Cosa, perché vedete che buttava i soldi i tuoi soci, gli era per curare la tubercolosi. Poi veniamo su e gli faccio vedere, l'ho portato dietro e vede l'ospedale dove c'erano i matti prima, la famosa Villa Hildebrand, come se c'è la Minosono. Bene, la guarda di fronte, immagina lo stabile, lo porto di fianco, non voleva credere alla lunghezza di quello stabile lì, non voleva credere che ci fosse un ospedale chiuso e poi immediatamente lasciato lì. Non voleva credere al Quicisana e a tutto quello che è giù sotto, non voleva credere che l'asilo nido che è stato chiuso sia lì abbandonato da 2 anni. Vergogna, 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 signor Betta, mi spiace per lei. Niente avanti, andiamo avanti. Se comunque tu, il vecchio, Villa Elena, vuotano Villa Elena, mi mettono tutti gli ospedali. Andate dentro alle Palme a vedere, levate, mi fate sto piacere una mattina, andate dentro e vedrete che stanza dopo stanza sono vuote, che dentro gli uffici i computer ma non che dentro nessuno. I 2 piani di sopra, quelli che sono stati ristrutturati, che hanno costato miliardi, sono là abbandonati, non possono metterci dentro nulla perché non sanno cosa metterci dentro. E sapete qual è uno dei motivi? È perché tutto il personale che parcheggia lì dentro vorrebbe avere il parcheggio gratuito dove hanno fatto il parcheggio dove c'era prima il fioraio, sì. Come si chiama lì? Berlanda. Vorrebbero avere lì. E c'è tutta un'opposizione da parte loro a non andar via, a cedere il tutto. Va bene? E quando arriva un pullman di tedeschi e si fermano davanti all'ingresso del palco e fanno poi tutta la stradina, d'accordo, gli viene illustrata come quelle lamiere hanno una ruggine che è una ruggine austro-ungarica che va assolutamente conservata perché quella ruggine lì è un pezzo di antiquariato degli Asburgo. E se vai a vedere l'oratorio, andate a vedere l'oratorio, l'abbiamo detto prima, andiamo a vedere la stazione delle Corriere, andiamo a vedere a Pravi, allora Nello dirai Tamanini è un pazzo, adesso diria che è un arterio sclerotico. E signori, sono d'accordo su questo, lo firmo. Ma un'amministrazione comunale ha ragione in ottobre? Ragazzi, chiusura, continua a dirne le cose che si chiamano il Galas. Non chiudiamo perché la roba è importante. Hola. Comanda lui. Però volta, dobbiamo arrivare. Questa volta comandiamo noi, vero ottobre? Io... Perché sennò è inutile che ne c'è mai chi a fare discussioni che dopo... Però dobbiamo arrivare a una soluzione operativa. La soluzione è che, ragazzi, noi siamo ad Arco. Che cosa può succedere? Che un sindaco, insieme a tutto il Consiglio Comunale, si piazza davanti alla porta di Rossi a Trento e non si muove di là. Questo bisogna fare. Questo bisogna fare. Certo. Tirar fuori i cosiddetti. Ragazzi, perché qua chi pecora si fa, lupo la mangia, diceva il benedetto Mussolini là. E non andiamo a tirare fuori Mussolini, perché è una cosa inconcepibile che tu venga sui vai su a casa della Solandra. E tu pensi che mia moglie di male. Venite, io mia madre è da Val di Nonna, 40 anni che vanno a Val di Nonna, ecco, a differenza delle strade. Io continuo a pregare i nostri amministratori che vengano in Val di Sole. 15 caserme popolari. Ma guardate che il giovane 3 teatri. Dottor Domanini, il giovane consigliere comunale ottobre, nella breve esperienza, è riuscito a far cambiare l'attacco ad Arco. Solo sa perché? Perché mi ero accorto che facevano un bando per cambiare l'attacco di Cless. Io andai dall'allora primario e mi dice: questa è un'attacco obsoleta, i nostri pensionati anziani ci piegano mezz'ora perché se si spostano un po' bisogna rifare tutto e poi in caso di pronto soccorso non è un'attacco adatta per fare l'attacco veloce, eccetera, eccetera. Ma ho dovuto ho documentazione, ho dovuto chiamare Rossi in aula una volta, questa attacco me la vuoi dare? Sì o no? Ma non si può fare la politica e stare in silenzio su a Trento. Scusate, ma problema. Voi avete detto, anzi Carlo ha detto, che bisognerebbe che la giunta comunale e magari parte del consiglio andassero a Trento davanti alla porta di Rossi, ok? Sì. Voi li vedete, gli attuali, in questo ruolo? Li vedete? Pensate sia possibile? Sicuro, siccome che i maggiori partiti che governano a Trento governano anche ad Arco, per questioni di partito non vanno addosso a queste cose qua. Ho pregato Braus, tanto per, siccome l'ho visto che stamattina, ho detto consigliere comunale Braus, le dispiace venire con me a vedere le piante che ci sono davanti alla posta? Le dispiace venire con me a vedere dietro la posta che i bolognini, sì, lì, che mano a mano, continuano a aumentare?
perché è una banalità prendere gli operai del comune da 5 anni, da 5 anni. Comunque, non è mai venuto. Questa amministrazione è stata eletta a marzo 2014. Un programma chiaro c'è. C'è. Le cose che io sto dicendo, che dico, sono all'interno del programma, perché quando li portai in dote l'allora il mio partito al sindaco Betta, Betta firmò il mio programma e ci ha detto chiaramente, scritto dei grandi volumi, e sostanzialmente è questione di lavorare, di perdere più tempo per andare a Trento, sotto la porta, in consiglio, eccetera, eccetera, ma bisogna consumarsi le scarpe, non solo sindaco, ma la giunta e tutti quanti con azioni concrete, perché nel programma c'è la questione dei grandi volumi. Ma se non prendiamo il sacco su un cima e iniziamo una cosa alla volta, non riusciremo mai a fare queste cose. Ecco che io allora lamento, il mio è un po' un grido per dire, ma è come dare la suona, la sveglia, dire andiamo, facciamo, uniamoci. Ma sapete bene che se io ho dovuto fare un documento per il mantenimento personale che mi ha chiesto il ministro giù alla Camera, ho chiesto la firma dei sindaci, il primo a non firmare è stato il mio sindaco. Ha firmato però 100 deputati l'altro giorno, tra cui Bersani, è persona importante. Bersani è stato molto chiaro. Ho detto, ma per quale ragione? Perché ogni volta non è che chiedo una firma, una cosa così, perché qualcuno pensa che faccio populismo. No, io ho spiegato perché. Dico, la ministra Lorenzin mi ha chiuso il punto nascita per queste cose qua. Ma dice, ma proprio lei che vuole che gli italiani facciano più figli, chiude il vostro punto nascita in Trentino? Non ci crede nessuno che noi in Trentino chiudiamo i punti nascita. Capisce che è una politica anche vada, questa qua che... questo argomento io... Però ne parleremo. Stiamo scivolando in un mare che... Parleremo. Ma per far capire è che non c'è la anche squadra, non c'è l'unione che c'è in Val di Nonno e in Val di Sole. I sindaci sembrano uniti, ma non sono uniti nell'intento di fare l'amministrazione. Questo è il problema, perché se fosse la questione, se chiudevano CLES, le posso assicurare io che qualche rappresentante della Val di Nonno, consiglio provinciale e anche a Roma, andava a casa immediatamente. Vada a vedere le strade che ha fatto Val di Nonno, la galleria del Mezzolombardo che viene io giù. Io chiudo dicendo che sono un ospite come voi, quindi non faccio parte del programma e neanche dell'arredamento. E allora io direi che, visto ringraziamo che per la moderazione, due voci sono assonanti più o meno, io direi che la prossima volta che si parla di queste cose ci vorrebbe la vostra voce, ma anche quella del sindaco Betta. Quindi invitiamo il nostro editore, avrà qualcosa da dire o no? Manello, che ho parlato 10 volte, bisogna parlarci al sindaco, un conto è parlare. Le palle Porfiol, ma non gli mancano le... noi abbiamo bisogno, credi Nello. Io accolgo volentieri invece l'invito del Nello di fare un dibattito. Ma no, un dibattito col sindaco, con lei, con qualcuno. Allora cosa facciamo, Carlo, se chiama, non serve niente? Per l'amor di Dio, chiamalo, ma non va su. Ma no, io non lo chiamo, lo chiamerà andare a il direttore. Trento. Bisogna andare su. Sì, ma se non va, si va a dare dimissioni e facciamo le dimissioni e non le firma. C'è un consiglio di autonomia di sindaci, lui va nei ruoli istituzionali. Qui si parla di fare un altro questione. Diciamo, momento, adesso gli ascoltatori vogliono sapere cosa ha fatto Galla. Allora, siccome che la fare là davanti dove noi leggiamo quello che alle volte dobbiamo fare, c'è scritto chiusura, 3 minuti a testa. È già quello, ma siccome è parecchio. È già 20 minuti che è così. È già 20 minuti che sta facendo anche segni per piacere, chi quella. Anche perché poi non ci ascolta nessuno. Interrompiamo per farle un piacere, però senta, qui non ci ascolta nessuno. Ma lei crede che sarà Macchibetta? Il Lavarda e il Derassa. Posso chiudere con un'annotazione personale? Io queste cose purtroppo le scrivo da anni. Sapete cosa ha detto uno dei più principali politici della nostra città? Non faccio nomi. Lasciatelo scrivere, tanto non lo segue nessuno. Ma e ha ragione. Questo è il punto. Perché noi adesso stiamo qui a parlare, ci hanno ascoltato e dirà Garzone Mattamanini, Garzone l'ottobre, e il sindaco dirà, beh, insomma, lascia perdere, tanto quante persone guardano, te le guardano. Ma non è così, la politica non è così, basta vedere altri territori come fanno a muoversi. Io non ho aumentato la cocalda, a Rovereto i grandi volumi non andavano bene, l'hanno sistemati e l'hanno consegnati le cose. Quindi sto dicendo delle cose che nel resto d'Italia fanno normalmente, anche la trattativa col pubblico e privato viene fatta, basta che le siano regole trasparenti, legali e oneste, basta. Questa è la questione. Fare. Allora Arco merita secondo me un ragionamento collettivo della nostra città. Dobbiamo iniziare a fare dibattiti, è questo che io ho chiesto al sindaco Betta. Iniziamo a ascoltare la popolazione, anche i comitati, quelli più avversi dell'amministrazione comunale. Ascoltiamoli per vedere che idee abbiamo per il qui si sana, per le Palme, per Villa Elena. Questo dobbiamo fare. Posso aggiungere una cosa? Andiamo a parlare anche con questi imprenditori che hanno veramente i capitali. Coinvolgiamoli. E non che mi sento certo, io, che Federigoni, quello che mi ha detto, non ve lo riferisco.
perché Fedrigoni ha detto io per Arco non faccio niente. Possiamo chiudere qui. Chiudi. Grazie. Grazie.